Ragazze, eccomi ancora qui con un nuovo video. Scusate sempre il solito look, ma in questa giornata sono stata fortunata. Angelica ha dormicchiato parecchio, quindi sono riuscita a registrare parecchi video. Volevo farvi vedere proprio giusto due o tre cosine che ho comprato per lei per Natale. Allora, in un negozio del mio paese c'era questa bellissima scatolina dove all'interno per 10,50 euro davano il berrettino e le scarpine. Allora volevo farvele vedere. Il berretto è taglia unica, comunque gliel'ho provato, lei ha appena fatto 5 mesi e questo va bene, diciamo. I centimetri di giro testa non ci sono, proprio perché è taglia unica. Comunque, vedete, è elastico, il fascione sotto è elastico, quindi tiene bene. Viene bene e si riesce tranquillamente a mettere indipendentemente dai mesi, diciamo. Naturalmente qua sopra rimane tutto morbido, va indossato in modo che il pompon si veda. Abbinato a questo berrettino di ciniglia che ha questo fiocco di neve, diciamo, ci hanno abbinato queste scarpine che anche queste a vederle sembravano piccole, poi in realtà una volta che entra il piedino sono abbastanza, anche queste vestono abbastanza bene. Calcolate che lei di calzini porta già un 6 mesi e quindi queste scarpine si mettono di sopra della tutina, si possono portare sia così a forma di scarpina o un pochino più rialzata così a forma di calzina, insomma uno lo può mettere un po' come vuole. E queste, come vi dicevo, erano in offerta 10 euro e non me ne sono 10,50 euro, insomma, e non me lo faccio scappare. Ho registrato un po' in fretta questi video anche se non è ancora Natale, perché ho intenzione di lavare tutto, quindi prima di togliere tutto dalla confezione volevo farvi vedere. Poi non potevo non comprare il mio primo Natale, il bavaglino. Lo scarto proprio insieme a voi perché speriamo abbia lo strappo, perché è molto molto comodo. Anzi, ragazzi, se dovete comprare i bavaglini per i vostri bambini, anche se sono neonati, io vi consiglio un bavaglino con lo strap, così insomma, con il velcro qui. Se poi il velcro è anche molto lungo, meglio, così potete stringerlo di più o di meno. Naturalmente, se lo prendete per un bambino piccolo, guardateci bene, piccolo con di pochi mesi, guardateci bene, perché questo per esempio è perfetto. È taglia unica, anche questo per il mio primo Natale va bene. In realtà ce ne sono altri in commercio che questo buco è talmente grande che magari gli arriva qui e quindi quando cola il latte o quello che gli date, la frutta, le pappine, cola tutto. Quindi io vi consiglio sempre di guardare bene una volta chiuso questo giro, il giro collo. Quindi questo è da abbinare sopra il vestitino che gli ho preso per Natale, che vi ho fatto vedere nell'altro video. E quindi questo poi lo laviamo. E il body, non sono riuscita a trovare la tutina perché di queste linee dei pagliaccetti arrivano solo fino a 6-9 mesi. Li ho provato 6-9 mesi, è perfetto. Natale è quasi tra un mese e io non mi sento di prendergli una cosa che gli va bene adesso, perché sto iniziando adesso con le prime pappe. Secondo me fermenterà, si ingrasserà ancora di più, cioè ingrasserà, crescerà di più e quindi non credo che gli andranno bene. Porterà già un 9 o un 9-12, quindi ho preferito insomma aspettare a vedere se trovo qualcosa della sua taglia. Un pagliaccetto mi sarebbe piaciuto prendergli. Questo è della marca LP, fa 9 mesi, 74 centimetri. Questo per esempio, lei lo mette già adesso 9 mesi, però mi sembrava abbondante. Questa marca veste abbastanza abbondante. Ho anche un giubbino di questa marca, 9 mesi lo veste adesso, mentre Chicco veste più di un anno e quindi insomma questo veste molto, mi sono fidata. Anche qui c'è Babbo Natale con la scritta "Un regalo per te". Questo è tutto ragazze, quello che ho preso per Natale per la pupa, a parte il vestitino che se lo volete vedere nel video precedente degli acquisti di Bimbo Store, e quando se riuscirò a trovare qualcos'altro prima di Natale vi farò sicuramente vedere, vi farò un altro video. Ciao a tutte!